Buongiorno a tutti, eccoci ritrovati in questo nuovo appuntamento che Trend Online ha dedicato a tutti gli appassionati e ai trader nei metalli preziosi. Io sono Carlo Vallotto, analista tecnico e trader indipendente nei metalli preziosi. Bene, ci eravamo lasciati con la penultima analisi della settimana scorsa, dove vi avevo indicato come il prezzo era salito sopra la trend line discendente che la trend line che viene tracciata, che avevamo tracciato dai massimi di fine gennaio fino appunto alle ultime quotazioni, e vi avevo indicato come ci sarebbe stato probabilmente un pullback che avrebbe spinto al rialzo le quotazioni del metallo prezioso. Bene, in effetti così è stato, abbiamo visto come c'è stato un pullback in questa zona qui e le quotazioni siano risalite sopra i livelli di resistenza, il più importante a 1200, e si è attualmente intorno ai 1219. Probabilmente ci sarà un'ulteriore crescita. Vediamo come nella giornata di oggi. Ricordiamo che questa è l'analisi del 14 maggio 2015, il prezzo dell'oro abbia superato le bande di Bollinger al rialzo. Quindi evidentemente questo segnala che c'è una volatilità leggermente superiore alla media delle ultime sedute. Diciamo che questo rialzo è stato, diciamo, è stato effettuato a seguito delle indicazioni macroeconomiche provenienti dai dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti sulle vendite al dettaglio, ed è stato un ennesimo dato inferiore alle attese. E diciamo, anche se altre volte l'ho ricordato, diciamo che la tanto blasonata ripresa americana è probabilmente un frutto di letture un po' artificiose dei dati macroeconomici, ma questa è una visione proprio personale. L'indice delle vendite al dettaglio di aprile non ha evidenziato nessun incremento rispetto al mese precedente, e addirittura è stato molto inferiore, molto peggiore rispetto alle attese del consensus per un rialzo dello 0,2% mese su mese. Questo è un dato che sarà monitorato molto da vicino dalla Federal Reserve. Poiché nella prossima riunione del 17 giugno, la Federal Reserve appunto valuterà se sarà il momento opportuno per rialzare il tasso di interesse nel breve termine oppure posticiparlo. Diciamo che noi siamo dell'avviso di un posticipo di questo rialzo dei tassi di interesse, perché appunto, come ho appena detto, i dati macroeconomici non sono molto positivi. Comunque, chiaramente saranno da vedere anche sarà da monitorare i dati sulla disoccupazione e altro. Volevo farvi vedere un altro grafico invece, dove dal punto di vista tecnico si osserva una figura di triangolo, un triangolo rialzista, un triangolo simmetrico rialzista, che appunto, secondo l'analisi tecnica, questa figura è appunto una figura rialzista. Tanto detto, in effetti, ecco quello che è successo: c'è stata un'esplosione di volatilità al rialzo. Probabilmente, ecco, ci saranno delle resistenze intorno a 1225-1226 che potrebbero, se dovesse superare la resistenza 1218-1220, potrebbero fermare la velleità rialzista dell'oro. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo che potete commentare questo video sul canale YouTube di Trend Online e condividerlo su Google Plus e il vostro Facebook. E comunque i commenti sono disponibili nella fascia sottostante appunto al canale di Trend Online di YouTube, dove troverete anche altre analisi. Per oggi è tutto, vi ringrazio, buon trading a tutti da Carlo Vallotto, metallipreziosi.it.